sono tanti, sono molto divisi. Lo adattano a quello che fa comodo, perché cioè, al limite dice cristianesimo è la base, che non tutto sulla base, alla fine fa. Invece no, trasferiscono con tutti esattamente perché vogliono sostituire, tra virgolette, una legge, una religione fatta in maggior somiglianza di regole dell'ultimo Stato che vorrebbero. Anche questa legge più a portata dell'uomo normale. Vogliono sostituire qualcosa all'interno di una realtà. Comunque è un tentativo cominciato 1900 anni fa, perché l'agnosi c'era già alla fine del primo secolo. È un'eresia cristiana, eh? È nata da cristiani. Quali pensavano di poter fare con Gesù Cristo, col Vangelo, la stessa operazione culturale fatta dai greci, dal mondo greco, in riferimento alla sapienza egiziana o alla sapienza iraniana, eccetera. Mettere insieme e tirarne fuori un complesso che tiene conto un po' di tutto, per cui sarebbe un vantaggio. Solo che Gesù Cristo non è una dottrina, è una persona. O tieni conto di lui o non tieni conto di lui. Quello che lui ha detto, se tu lo sganci dalla sua persona, resta filosofia di vita, come tante altre. Apprezzabile per certi aspetti, discutibile per altri, stupida per altri ancora. Però è una filosofia di vita come tante altre, che cambia chi? Essere cristiano, essere mia cristiana. Forse questo è il vero dramma. Nel nostro cristianesimo tradizionale, di concreto, spesso e volentieri alla domanda cosa cambierebbe se tu non fossi cristiano, niente. Cosa cambierebbe nella nostra vita se non fossimo cristiani? Beh, anche perché magari è mai capitato l'occasione, per cui magari. Però pensarci penso che valga la pena. C'è per noi questa relazione con lui, diretta con lui, l'importanza, la centralità della sua persona per noi. Infatti non a caso. Riguardo al cos'è centrale nell'impegno morale per i cristiani, c'è quel più uno che al centro cosa c'ha? Io. Lui che dice io, come io. Non è un amore generico, è l'amore che lui ha avuto per noi, ha per noi, o ha avuto per noi. Quindi è il come lui ama. È lui che ama, è il modo in cui ama, che per noi sono centrali. È il riferimento alla persona. E credo che è importante per noi oggi recuperare questa dimensione, per non ridurre il cristianesimo a filosofia di vita, che non sarebbe comunque poco, né per carità, però le mie asse, le mie asse. Altrimenti sarebbe come quel papà che dice al figlio, ma cosa che del ragnala? Oh, ti mantengo, ti porto a scuola, ti compro i libri, ti compro i giocattoli, ti fu questo che, ti do che letto. Ta manda in ferie, ta manda da che, ta manda da là, cosa che è a modo del tontogna? Ma io voglio giocare con te, ma con mia temme, con dei grandi sorci, per fare tutte quelle robe lì, come fui a giocare con te? Ma gnaro per giocare con te lì? È la persona del papà che interessa al ragazzo, è vero o no? Dopo tutte le altre cose le chiede, se non le ottiene, magari è San Bersac, però che conta di più, è l'altro, i giocattoli poi c'è la samba delle tante cose. Nella relazione è la persona che conta, se la relazione è positiva, se è giusta, è vero o no? Comunque quello che viene negato da queste persone è proprio questo, la centralità. E devono negare la risurrezione, perché se non negano quella, se non riescono a dimostrare che quella non esiste, allora che l'idea che l'annuncio della risurrezione sia nato nella prima comunità degli apostoli, per un bisogno che loro avevano di non sentirsi frustrati, di non sentirsi falliti, per non tornare a casa a far figura del fesso e basta, l'hanno inventata loro, con esigenza della loro fede. Questa è stata detta da liberali, da marxisti, da atei, ma soprattutto da esegeti e da teologi anche cattolici, specialmente una trentina di anni fa. Cattolici e protestanti. Della tendenza liberale comunque, sempre. Valga la pena sapere che ci sono queste idee in giro. Esatto. Ecco l'importanza della famiglia in questi casi. Per cui ne parla. Se poi in famiglia nessuno sa cosa rispondere, si può sempre chiedere.
Quando non c'è la risposta si cerca, si interessa, è vero o no?